circa 400 partecipanti tra la gara agonistica e non competitiva della corsa podistica Valle Peligna, giunta alla 38esima edizione. Dopo la partenza avvenuta da Piazza Nazario Sauro a Prato alla Peligna, i corridori si sono sfidati lungo un percorso sull'asfalto e sulle strade di campagna. A vincere è stato Fiorenzo Mariani della Tocco Runners con il tempo di 38 minuti e 42 secondi. A parte il tempo che un po' ci ha dato fastidio sul tratto sterrato dove era abbastanza fangoso, quindi si scivolava, però per il resto un buon allenamento. Ho vinto correndo, anche perché gli atleti che sono arrivati poi dietro di me sono atleti che conosco bene, sono ben allenati e quindi bisogna sempre correre forte per vincere. Mariani ha distanziato di 1 minuto e 16 secondi Massimo Lizza della sorgente di Fara San Martino, terzo classificato Dimitri Nelli della società Lupi d'Abruzzo di Atessa con il tempo di 40 minuti e 21 secondi. Tra le donne, prima a tagliare il traguardo è stata Dalgisa D'Ortona della Runners Chieti con 45 minuti e 18 secondi. Si corre per vincere, poi quello che viene viene, non sto là a guardare prima, seconda e terza, è uno sport che a me è sempre piaciuto, è stata per me la prima gara che io non ho mai fatta qua a Pratola, è stato un bel percorso, però il freddo è atroce, guarda, però è andata bene così, mi fa piacere, poi avevo delle belle avversarie che non sono da meno. Dietro di lei, di oltre un minuto, Stefania Capodicasa dell'Atletica Vomano con 46 minuti e 39 secondi e Gloria Ciccotelli della Runners Chieti con 47 minuti e 23 secondi. Dopo le preoccupazioni espresse all'inizio per le condizioni meteo, al termine si è dichiarato soddisfatto il presidente del gruppo amatoriale podistico di Prato alla Peligna, Stefano Tofano. Effettivamente questa mattina quando ci siamo alzati la pioggia poteva darci veramente problemi, il percorso lo conoscono in tanti e quindi sanno che ci sono vari tratti di sterrato. Comunque è andato tutto bene, gli atleti, la partecipazione è stata ottima nonostante la concomitanza di un'altra gara ad Avezzano, tutto quello che era nel percorso è funzionato in maniera ottimale.